La festa dei popoli rappresenta ogni anno di più una festa di integrazione, un momento per condividere gioie, musica, allegria insieme a tanti popoli del mondo che abitano su questa zona. Un modo anche per completare un percorso che dura un anno, perciò rapporti, relazioni, incontri, scoperte, un po' tutto insomma, si fondono, tutte queste cose si fondono in questa festa. Non solo lo stare insieme e la musica che è molto caratteristica e particolare che anima tutta la serata, ma anche tante prelibatezze gastronomiche provenienti da diverse zone del mondo. Sì, diciamo che utilizziamo anche la gastronomia per entrare nella cultura dei popoli altri che abitano su questo territorio. Questo è quello che tentiamo di fare ogni anno con grande sforzo, ovviamente, perché non è semplice. Non è semplice fare i percorsi con le comunità, mantenere i contatti, le relazioni, però voglio dire, ogni anno, nonostante la fatica di un intero anno, sicuramente è una cosa che vogliamo comunque continuare a fare. Quali sono i prossimi passi per continuare il percorso già iniziato? I passi sicuramente sono le attività che comunque svolgiamo ormai da più di un anno, da due anni, diciamo così, nella sede dell'associazione We Palace, perciò corsi di alfabetizzazione, incontri con i ragazzi, momenti di confronto e di condivisione di alcuni momenti, film e altro, insomma, perciò diciamo che una serie di cose che comunque stiamo pianificando e stiamo cercando di portare a regime, insomma. Anche attraverso lo sport avete creato questo percorso e l'avete sempre più cementato. Sì, questo è il quinto anno che facciamo questo esperimento, diciamo così, questo momento di sport che sicuramente serve molto intanto a far incontrare le comunità, anche quelle non stanziali, diciamo, che si trovano sul territorio. Infatti i ragazzi dello Splar di Ostuni, della Green Garden, del Carbrun, della comunità marocchina che comunque è a Latiano, con loro e ovviamente anche con altre squadre locali delle cooperative Asca, Nonna Bianca, che sono sempre presenti, quest'anno anche Terra Rossa, ma l'anno scorso Ianova, insomma ogni anno cerchiamo comunque di unire con lo sport le varie diversità, diciamo, che si incontrano qui.